Piacere, io sono Serena, molto lieta. Benvenuta, benvenuta. Come sta? Tutto bene? Fantastico. Allora, leggevo sulla mia agenda, sul mio quaderno, che lei è venuta qui oggi per un massaggio al collo, al viso. Certo, ok. Perfetto, è venuta nel posto giusto. Allora, si accomodi pure qui davanti a me sulla poltrona, ok? Sì, io ho preparato un oggettino meraviglioso che userò su di me, ma soprattutto su di lei, perché lei è la mia cliente oggi. Le piace il mio sfondo? Bellissimo, vero? Un po' arabeggiante, stupendo, ok? E si accomodi pure, si tolga pure la giacca. Sì, ha una maglietta sotto, ecco, meglio che si tolga anche la camicia se ha una maglietta sotto, perché andrò a farle dei massaggi al viso e al collo soprattutto, quindi deve avere questa parte libera, vuota, senza maglie, senza dolci vite, senza sciarpe, senza collane, ok? Perfetto. Allora, facciamo dei massaggi prima con le mani e poi con un attrezzino meraviglioso. Coccole, 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 coccole. Lei fa anche delle maschere al viso, spero. Su di lei, certo, ok. E si prende cura anche del suo collo, vero? Non solo del suo viso, ma di tutto il corpo si deve prendere cura, lo sa, vero? Possiamo darci del tu? Ecco, meglio, grazie. Preferisco. Ok, sì, deve prendersi cura, devi prenderti cura di tutto il corpo, ma soprattutto quando fai le maschere, quando ti lavi il viso al mattino, quando ti lavi il viso al mattino, occupati anche del collo, del mento, quando fai, sì, degli scrub magari al viso, fallo anche al collo, lo scrub anche al décolleté, ok? Certo, esatto. Facciamo dei massaggi delicati sul tuo collo, Lilly, un bel nome. Liliana sarebbe, ok, Lilly. Bello, mi piace. Sono contenta che sei venuta. È la prima volta che vieni qui da me, vero? Nel mio centro benessere, sì. Infatti non ti avevo mai visto. Guarda, sì, stiamo un po' svuotando i locali, come vedi ci sono un po' di scatole lì, ma questo sfondo nuovo, nuovo, bellissimo, veramente bellissimo. Arabeggiante, indiano, arazzo indiano. Ok, adesso ti uso questo prodottino meraviglioso. Sì, lo vendiamo anche noi, certo, sì, è vendibile. Si può comprare da noi o comunque in erboristeria anche, penso che lo vendano. Lo vendono anche in certi negozi, tipo al Lidl. Questo va bene per... È freddo adesso, è freddo, l'ho messo leggermente in frigorifero. Si può mettere in frigo, sì, si può anche usare caldo, riscaldato. Questo va usato così sul viso, magari mentre applichi la tua crema per la sera o quando applichi o quando dopo aver applicato la tua crema ti massaggi il viso così la parte più grande la usi per le parti grandi del viso o per il collo anche, va benissimo. Adesso lo passo su di te, ma era per farti vedere come si usa. Ce l'hai anche tu a casa questo attrezzo? No? È bellissimo, bellissimo, bellissimo. È fresco, è una meraviglia. Sulla fronte, sposti i capelli, sulla fronte, sulle guance. E sul collo, questo va benissimo, sul collo, che dici? Sul collo, sì, sul collo va benissimo. Ok, lo passo anche su di te, sulle guance e sul collo. Bello. Senti com'è fresco. Adesso l'ho scaldato un pochino io, però è bello fresco. Sul collo così. Tieni sul collo, la testa tirala su. Io ti passo questo massaggiatore in giada sul collo. Bello, rilassante. Puoi anche chiudere gli occhi così ti rilassi completamente. Bello, bellissimo. Questa parte grande per le parti più grandi del viso, come hai visto prima, e questa qui, la parte più piccola, va usata magari, va benissimo sotto gli occhi, sotto per...
qui sotto. Quando metti il correttore, poi passi questo prodottino sulle occhiaie. Sgonfia anche leggermente le occhiaie, se hai le borse, le occhiaie un po' gonfie, che non dormi magari di notte, che hai tanti pensieri. Anche qui sotto, sposta i capelli, anche sotto le orecchie, negli angoli più piccoli del viso, anche la fronte, sì. O usi la parte grande, usi la parte piccola sulla fronte, va bene. Massaggi lenti o veloci per riattivare la circolazione al mattino, lo puoi usare alla sera, prima di andare a dormire, quando vuoi. Lo passo così sui tuoi occhietti, sotto l'occhio così. Adesso è caldo, senti, perché se lo usa una persona lo scalda e l'altra persona lo usa caldo, tiepido. Lo puoi usare comunque anche freddo quando fa caldo fuori. Lo puoi mettere in frigo, certo, sì, poco tempo sta in frigo e lo usi freddo. Qui c'è, noi lo vendiamo sia verde che rosa, sì. Sì, esatto, c'è di tantissimi colori, assolutamente. Assolutamente sì. Sul collo te lo passo così. Ti piace? Sono contenta, ti stai rilassando, lo vedo. Eri molto tesa, con la pelle tutta contratta del viso, piena di rughette sul viso, sì, sulla fronte. Adesso sei più rilassata, molto più rilassata. Sono contenta, guarda, sono proprio contenta di averti fatto cosa gradita con questo massaggiatore di giada. Massaggiatore di giada, bello rilassante sul collo, sul mento. Facciamo così, lo passiamo così. Massaggiatore per il collo, per il viso, lo puoi usare sulle braccia, sulle gambe, sulle mani. Anche qua dietro, sì, certo, adesso non si vede, però lo puoi passare anche dietro al collo, con i capelli legati. Magari stai sdraiata, te lo fai passare dal tuo fidanzato, da tuo marito, o da qualche tua sorella, fratello, se ne hai a casa di fratelli o sorelle. Non solo la parte davanti del collo, ma anche la parte dietro, dove ci sono i capelli. Sposti i capelli e lo passi dietro, ok? Certo, è tutto il collo, non solo davanti, ovviamente. Lo puoi passare anche sul décolleté. Sul décolleté. Sul petto. Sulla schiena, anche va benissimo questo, sia freddo che caldo, tiepido. Sul viso è una coccola, una meraviglia. Ti piace, vero? Secondo me lo comprerai, questo prodotto, questo attrezzo. È meraviglioso, poi è rosa, cioè molto femminile. Mi sembra che ci sia anche blu, se non sbaglio. Rosa è bellissimo, comunque quarzo rosa, questo qui è veramente quarzo. Sì, è quarzo rosa, quarzo rosa. Ti piace questo massaggino? Ti piace, ti stai rilassando, lo vedo. Certo, sul tuo fidanzato. Ok, va benissimo. A presto allora. Ciao cara.